Forse lo fate, no, non mi ricordo. No, lo fate ce l'ha, quindi voi hanno 19, cioè ce l'ha tutto. Over 19. No, no, mi manca uno, penso manchi. Manca tornato. Allora, non so. Allora, per questo libro. Bene, bene. Allora, ragazzi, Benedetta. Un attimo perché manco guardate, vediamo dove sono, se ci sono. Guardate, non c'è. Ok. Allora, ufficialmente guardate, non c'è, quindi siete in 5 e questo lo tengo io. Allora, ragazzi, un attimo di attenzione, così vi faccio una piccola spiegazione. La partenza, è dove sono io adesso, ho messo due cinesini, quindi vi metterete qua in fila nei 5 partecipanti e io darò il via. All'uscita, come vedete, per adesso il cancello è libero, perché chiaramente prevedo che siate in 5, che andate all'uscita, quindi abbiamo lasciato più spazio possibile. Arrivati in fondo, dovete girare subito a destra, ok? A destra farete, penso sia un centinaio di metri, vedete c'è una transenna in mezzo con un omino giallo che ho segnalato che sarà la vostra boa, quindi voi starete sulla corsia di destra, quando fate la boa cambiate corsia ed andate per tutta la via fino in fondo. Anche là troverete una transenna, poi c'è un mio collaboratore che al limite vi indirizzerà, sempre con un omino giallo, quindi che fa da boa, passate dietro, a quel punto ripassate nella corsia di destra, tenete sempre la vostra destra e arrivate per rientrare. Al rientro troverete la transenna che adesso ho spostato, la metteremo in mezzo, perché ci sarà chi rientra sta sulla destra, perché chi esce invece, quindi metteremo a metà. E adesso un attimo che liberiamo tutti, fra due secondi libero tutto. Fammi finire di spiegare però. Il cambio del testimone che vi ho appena consegnato verrà fatto in questa posizione, quindi dove c'è sempre questa boa gialla. Quindi i 5 che aspetteranno il testimone si metteranno su questa linea. Chiaramente voi sapete magari meglio di me chi lo prende, chi anticipa, di non accavallarsi uno con l'altro, lasciate libero magari chi è più avanti, e questo vediamo. Importantissimo, deve fare il giro intorno a questa transenna, dove adesso c'è la cassa, quindi quando io ho fatto il cambio, faccio questa rotazione intorno alla transenna per uscire e trovarmi ancora la libertà. Mi sembra sia, se sono stato chiaro. Una cosa importantissima, l'ultimo frazionista, l'arrivo, è il gonfiabile Avis. Ve lo ripeto di non fermarsi prima, perché ve lo ripeto ufficialmente, l'arrivo è il gonfiabile Avis. Sono stato chiaro? Domande? Perfetto. Io direi, iniziate a prepararsi i primi frazionisti e io intanto pretendo che ci sia tutto libero intorno a me. Ok, là ci sono chi mi aiuta, il ragazzo di libero. Ecco, per favore, anche qua di dietro, vieni più qui sulla partenza, sono qua, idealmente la linea del perfetto. Ecco, io direi, ragazzi, lasciamo libero questa zona, perché deve essere il momento in cui fanno la rotazione e B, e ci sarà anche il campo. Quindi chi non fa parte della staffetta, dietro. Secondo me, i cambi si devono mettere in quella zona là, al di fuori di quello che è la gara, ok?
io penso che i cambi vadano là, di fianco, secondo me. Allora, diciamo, vediamo un po', ci siamo liberi, la nostra cuore non vogliamo vedere, qua ci siamo, fuori di danno segnale siamo a posto. Ragazzi, ricordatevi che è il palio, quindi vi raccomando, divertitevi, fate quello che volete, so che tutti vorranno vincere, non vorrei vedere scorrettezze e direi buona fortuna, farei un Eo 5, Eo 4, Eo 3. E lo 2, e lo 1, via! Partita la staffetta! Con 19! Ambrogio! Ambrogio! Ragazzi, no, ragazzi, bambini, per favore, bambini, non qua, per favore, bambini, non qua, fuori dal percorso, non vorrei essere cattivo, però, se no qua vi diamo fastidio, non vorrei che vi vengano addosso, più indietro possibile, ragazzi, per favore, e se no, già lì è pericoloso, guarda questa bimba, questo è l'arrivo, ragazzi, per favore, io ho paura per loro, No, io sono... Anche qua, scusa, non in mezzo, no, mettiti di fianco, perché si mette di fianco. Ok, andiamo a vedere. Allora, vediamo là insieme alla banca del campo, seguita da Piato. Castelseprio, Ilonate e ultima quinta posizione delle donne. L'anno scorso se avete il microfono, votate. Ma non c'è il microfono, se allora, intanto per tenervi insieme, la strada fuori, misurata dall'inizio alla fine, sono 860 metri. Il resto del chilometro viene praticamente suddiviso in questa entrata uscita, diciamo 70-70, poi mi permetterete qualche metro più, mi ricordo più. Sono un chilometro di tempo. E poi dopo di questa staffetta prepareremo invece la staffetta under 18. Vediamo se potete iniziare a tornare. Ecco, sta arrivando a Piato, prima passionista in arrivo, si verrà indirizzata all'interno, perfetto, al primo cambio a Piato. Primo cambio a Piato, non è perfetto da Piato, seconda sta arrivando a Castelseprio, seguita dai vicini Benedano e Lonati. Cambio di Castelseprio, faccia secondo faccionista, parte Benedano, parte Lonati, vicinissimi fra loro, Samu. Attenzione, ultimo faccionista, parte Locate, perfetto, bravi ragazzi, un applauso a chi ha fatto la staffetta. Bellissimo primo pezzo della staffettista di Abbiato.
vi vado a intervistare. Come è stato il primo pezzo? Forte, lei ha preso troppo forte, poi è sempre aperta. L'importante è che lei va. Grazie. No, adesso vediamo un attimo se ritornano. Ma aspetta un attimo. Sì. Ecco il primo frazionista. Abbiamo Appiate, ma subito tallonato da Benegono e Ronato. E questa squadra sono molto vicini. Quindi questa è una frazione molto più guerrita. Sì, io volevo fare. Vediamo. Vediamo, mi sembra che si stia avvicinando dagli applausi. Vediamo chi è il primo. Vediamo chi appare per primo. Il colore, attenzione, tutti vicini, attenzione ai cambi. C'è davanti questo sempre, davanti la lotta del Benevento. Attenzione, ecco Samu che entra per primo, primo insieme a questo sempre. E tanto Benevento, bravissimi. Cambio, effettuato, 1, 2, 3, via. Tanto Benevento, bravo. Bravissimi. Entra adesso all'impianto. Bellissimo staffetto, bellissima seconda frazione. Attenzione, cambi di Appiate. Fermi qua ragazzi, fermi. Ecco, via, cambio effettuato. Bravissima. Seconda pezzo combattutissimo. Primi tre arrivati al limite. Dov'è Samu? Tutto a posto, questa è bello, combattuto. Perché? No, impossibile. Te lo farò io. Sono sicuro. Mirati. Ecco l'ultimo frazionista, un applauso ancora alla prima parte, bravissimo, cambio effettuato, bravi. Intanto guardiamo davanti, mi sembra che siano appaiate queste sempre lunate. Ok, lasciamo gli spazi, ragazzi, non occupiamo la linea, Attenzione lì bimbe, attenzione, Ecco che vedo che sta passando Appiate, che viene aiutata dalla prima frazionista, per magari gli dà il ritmo. Vediamo un po' se arriva qualcuno che si avvicina. Si fa dare applausi che qualcuno arriva. Andiamo a vedere. Ecco la prima frazionista della ragazza di Olate, un applauso! Bravo.
attenzione, ma subito seguite, ruotate la testa sempre, tutti i pezzi, entra, entra, nello stadio, e c'è il cambio, vai, 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 sì, questo sempre, vicinissimo Faiola, attenzione, ecco che arriva il terzo pensionista che è Benevallo, ultima staffetta partita. Ecco che fa il cambio, bravissimo, un applauso anche a lei, grande, brava! Ultimo infrazionista di Venegon. Ecco, sta arrivando la frazionista di Abbiate, trascinate con la sua collega, mi sembra molto più esperta, ma un applauso anche a lei! Un forte applauso, bravissima! Ecco che dà l'ultimo cambio, gli ultimi pezzi! Stringi i denti, bravissima! Via, 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 cambio! Vai, vai, vai! Grande! Vediamo se ripassano davanti, com'è la prima posizione. Deve essere Donato Cassersepre, vediamo a che punto sono. Ormai sono gli no, manca ancora l'ultimo frazionista toccato, scusa, non l'ho visto. Eccoli che stanno passando. Come sono? Sono molto vicini e si stanno marcando. Castelsepre e Lonate. Eccoli là. Vicini, vicini. E poi arriva il terzo frazionista di Venegono. Ecco, adesso mi raccomando, voglio libero dietro lì, perché l'arrivo è sotto i gonfiabili Adams, quindi libero, non ci deve essere nessuno, bimba, mi dispiace, devo farti spostare, non voglio nessuno lì, è pericoloso. Ok, deve essere lì. No, però... Ecco, perché se io la fai vorrei la sua discussione da evitare. Io quando entro nel ripeto dopo dovranno passare il periodo. Ecco che arriva il terzo, la terza personista. Un applauso per colui che conta la sua gara fino alla fine, bravissima! Un applauso! Attenzione! Bravo! Bravo! Vai, vai, spostati! Via, via! Bravo! Bravi! Bella foto! Bravo! Bella foto! Aspetta che... Allora, lì, lì, di là, che così c'è il sole. No, c'è il sole contro, ah, lì così va bene. Ma la gira Ambrogio, eh. Ovviamente, ottimo. Grazie. Grazie. Esatto, poi però te lo conosco. Io intanto avviso che i ragazzi... Bravo, bravo. ...che faranno la staffetta, stiamo qui in zona, perché appena possibile,
Bravo! Grazie a tutti, adesso ricordatevi, si preparano da me, vengono i ragazzi under 16 che fra un po' inizierà il calcio, lasciamo partire un attimo la partita, poi noi ci prepariamo con qualche piccola domanda e poi partiamo. Attenzione, intanto parte la finale, primo e secondo posto di calcio a 5, e dove si affronteranno Venegono e Locate. E intanto noi, se vengono tutti da me i partecipanti della staffetta Under 16, facciamo una piccola spiegazione come ho fatto i grandi. Quindi, i partecipanti staffetta Under 18. Perché
decidere noi dov'è. Dov'è Alberto? Abbiate, scusa te. Poi non